Oggi dobbiamo tornare sulla vicenda di Laura Ziliani perché ieri vi abbiamo mostrato, le andremo anche a rivedere, le due figlie che lo ricordiamo sono indagate per la scomparsa e per l'occultamento del cadavere della mamma che subito dopo invece la scomparsa di Laura Ziliani facevano un appello accorato, piangevano in televisione per dire chiunque abbia notizie ci dica dov'è nostra mamma e tra pochissimo lo rivedremo, però abbiamo un'intervista in esclusiva perché la nostra Filomena Leone è riuscita a raggiungere la mamma di Laura Ziliani, nonché la nonna delle due indagate. E la mamma di Laura, ovviamente potete capire il dolore di una signora anziana che ha perso la figlia e che si vede le nipoti indagate per la morte della figlia stessa, dice poche parole, però insomma ci fa molto pensare. Sentite questa intervista. Dramma nel dramma. La vita dell'anziana mamma di Laura Ziliani è stata doppiamente segnata dalla perdita della figlia e dall'iscrizione nel registro degli indagati delle due nipoti, sospettate di omicidio volontario e occultamento di cadavere. Dopo un mese dal ritrovamento del corpo, è ancora mistero sulla morte di sua figlia. Un giallo che dura dall'8 maggio scorso, giorno della scomparsa di Laura. Potrebbe essere stata avvelenata e potrebbero essere state le sue figlie, nonché le nipoti della signora Marisa, che sono indagate a piede libero insieme con il fidanzato di una delle due. L'anziana donna vive qui a Brescia. Citofoniamo, non ha voglia di parlare, ma riusciamo comunque a porle qualche domanda. La vita è fatta di verità e è fatta di persone. Qual è la verità, signora Marisa? No, io non gliela dico, io la so, ma non gliela dico. Rabbia mista a dolore e il desiderio che venga fatta luce sulla vicenda. Chi ha colpa se la porta via. Non c'è ancora un colpevole o più colpevoli nell'inchiesta per la morte di Laura. Mancano i risultati degli esami tossicologici per sapere la causa del decesso, per scoprire se è stata avvelenata. Tutti sono addolorati, però non è vostra figlia, glielo ho detto anche all'assistente sociale. Io invece sono la nonna e ho sempre questo problema. Sono davvero stati i tre indagati? Le nipoti hanno realmente avuto un ruolo in questa vicenda? Le sue nipoti le sente? Non ne occorre a lei sapere cosa faccio io con le mie nipoti. C'è la nostra Filomena Leone. Filomena, abbiamo sentito ovviamente anche la rabbia di questa donna che ha perso la figlia con le nipoti indagate. Poche parole, ce le ricordi, cioè lei sostanzialmente dice io so la verità ma non ve la dico. Cosa dice anche a proposito degli assistenti sociali, cosa dice anche a proposito delle nipoti? Filomena. Allora Gianluca, io mi trovo qui a Brescia davanti alla casa dove viveva Laura Ziliani. Sua madre, la signora Marisa, invece vive in un altro quartiere, in un altro appartamento. Abbiamo visto che non aveva tanta voglia di parlare, abbiamo comunque provato a porle qualche domanda. Lei sostanzialmente ci dice io conosco la verità ma non ve la dico, quindi questo lascia pensare che comunque lei si sia fatta una propria idea. In ogni caso sul rapporto che ha attualmente con le nipoti non ha voluto dire niente, è stata di pochissime parole. Fuori dalle telecamere lei mi ha detto una frase che mi ha molto colpito, perché ha detto: consideri, io non sono una parente qualunque, sono sua madre, e quindi noi possiamo soltanto immaginare il suo dolore. Mi ha chiesto di immedesimarsi nel suo dolore e anche nella sua rabbia, perché comunque si ritrova con una figlia che ha perso e si ritrova anche con due nipoti che sono indagate, seppur a piede libero, per omicidio volontario e occultamento di cadavere. Gianluca. Ecco, due nipoti che quando Laura era appena scomparsa si cominciavano le ricerche, hanno fatto un appello, l'hanno fatto alle telecamere di Teleboario, che ringraziamo per queste immagini, hanno fatto un appello accorato, un appello disperato, in lacrime. Poi poco dopo, qualche ora dopo, le due ragazze sono state indagate a piede libero insieme al fidanzato della più grande delle due. Ma rivediamo quell'appello. Paola e Silvia, siamo. Cosa vuoi dire? La
chiunque la veda, l'abbia vista, venga alla casa del soccorso alpino a Temù e dia le informazioni, perché qualunque cosa potrebbe aiutarci a trovarla, potrebbe essere la cosa che serve a trovarla, quindi vi prego. Sì, qualunque segnalazione abbiate, anche soltanto se l'avete vista in Instagram, per favore ditecelo, perché potrebbe davvero servire pochissimo per indirizzare la ricerca della dimensione giusta. Così in lacrime, le due figlie nel momento in cui la mamma era scomparsa, ma come ha ricordato Roberta, poi le due figlie finiranno indagate proprio per la scomparsa della madre. Filomena Leone, tra poco torniamo da te, sia per chiederti cosa sta accadendo sull'analisi dei telefoni cellulari e dei computer dei tre indagati, quindi anche del fidanzato di una delle figlie, e sia però te lo devo chiedere dopo tra poco anche che sensazione hai avuto dalle parole della nonna, insomma, di queste indagate, della mamma della vittima. Però, dottor Giardina, è con noi. Noi sappiamo qualche elemento, ovviamente, rispetto a questa vicenda. Dobbiamo ancora conoscere l'esame tossicologico, che, come lei sa, insomma, lo sa molto più di noi, ci può dare forse un quadro chiaro su come è stata uccisa Laura Ziliani. Sappiamo come è stato ritrovato questo corpo a distanza di molto tempo, sotto il limo vicino al fiume, e da quello che abbiamo capito, molto probabilmente la Ziliani, però ci dica lei, è stata prima tenuta da qualche altra parte il suo corpo e poi posto lì sul greto del fiume. È questo un po' lo scenario che si è delineato fino ad ora, per quello che abbiamo potuto capire? Ma fino ad oggi sì, quello che sappiamo è che certamente non è morta per annegamento, e quindi pertanto non può essere quello il luogo in cui probabilmente è stata uccisa. Io credo che in questa vicenda siano importanti tutti gli elementi che noi potremmo ottenere, ovvero quelli che dobbiamo cercare, che sono i rilievi della tossicologia, l'esame autoptico, ma anche e soprattutto basarci anche su quello paradossalmente che non c'è, ovvero il fatto che non vi era il telefono con la vittima, non c'era il orologio GPS, perché sono cose piuttosto strane, questi telefoni che parrebbe essere stati formattati, cioè tutta l'assenza dei dati credo che a volte sia più suggestiva e più importante della presenza di altri. Questo è un po' quello che il buon senso ci può suggerire. Certo. Filomena, è vero? Di fatto i tre indagati avevano fatto sparire tutti i loro dati dai telefoni cellulari? Insomma, li avevano cancellati, per dirla banalmente? Gianluca, fatto sta che gli inquirenti hanno fatto degli accertamenti proprio sui dispositivi elettronici e sui cellulari di tutti e tre gli indagati non hanno trovato foto, messaggi, chiamate, chat, nulla, come se fossero stati formattati. E quindi in queste ore gli investigatori stanno cercando di ripristinare, quindi di ricostruire quella che è la memoria dei cellulari di questi tre indagati. Nei giorni precedenti alla scomparsa di Laura Ziliani, ovviamente anche nei giorni successivi, parliamo di tutta la fase che poi ha portato i tre ad essere iscritti nel registro degli indagati, seppur a piede libero. E io ti volevo chiedere ancora un'idea che ti eri fatta sulle parole della mamma, che sensazione hai avuto? La mamma di Laura Ziliani mi ha esortato ad aspettare che l'inchiesta vada avanti, che le indagini facciano il loro percorso e sicuramente verrà fatta giustizia, e quindi di aspettare, di esprimermi soltanto nel momento in cui si saprà la verità, Gianluca. Grazie, grazie Filomena Leone. Dottor Giardina, dobbiamo attendere l'esame del tossicologico, insomma, per capirne di più, evidentemente. Sì, secondo me non basterà. È possibile anche che qualche elemento sia già in mano degli inquirenti, ma che non sia stato divulgato. E pertanto dobbiamo avere fiducia e un po' di pazienza. Grazie, grazie dottor Giardina. Grazie ancora per essere stato.